io sono emozionato nel mio primo giorno di scuola, anzi forse di più, perché iniziare un nuovo ciclo di incontri che è stato voluto dal nostro sovrintendente Alexander Pereira con i grandi artisti che saranno durante la stagione a maggio, e iniziarlo con Plastico Domingo è la cosa più bella che poteva capitare questo progetto. Per cui ringrazio moltissimo il maestro di essere qua, veramente ci fa un grandissimo piacere e onore. Questo ciclo nasce in collaborazione con la rivista Opera, che da molti anni sta realizzando qualcosa di simile al Teatro La Scala, e quando appunto il sovrintendente ha interpellato il direttore dell'Opera, Sabino Nenosci, e il vice direttore Giancarlo Landini, subito c'è stata una grande adesione a questo progetto, e siamo veramente grati anche alla rivista Opera per questa partnership che spero ci porti insomma lontano anche degli anni ad ospitare qui al Foyer di Galleria molti dei grandi artisti che saranno presenti al maggio. Oggi iniziamo appunto con Plastico Domingo, e abbiamo voluto dare un taglio un po' particolare a questo incontro, perché parlare in un'ora o poco più della carriera di Plastico Domingo ci sembrava molto riduttivo nei suoi confronti, perché è un artista che ovviamente è nella storia dello dramma, nella storia della lirica, e quindi parlarne in un'ora è praticamente impossibile, ci vorrebbero giorni per parlare della sua attività, della sua carriera. Allora abbiamo voluto centrare l'incontro sulla sua attività di baritono, su questa parte della carriera per aver impegnato in questa corda del baritono, e visto appunto che lui è qui a Firenze per cantare Nabucco. Ieri sera c'è stata una splendida prima, commentavamo qualche attimo fa il calore del pubblico nei confronti del maestro Domingo, ma di tutti i componenti della compagnia, una compagnia di livello veramente molto molto alto. Ovviamente parleremo con il maestro, soprattutto parlerà Giancarlo Landini, con lui avremo anche degli estratti video, degli esempi musicali che abbiamo voluto proporvi, però lascio un attimo la parola a Sabino Nenosci appunto per un saluto all'inizio di questo nostro ciclo insieme, Teatro del Maggio Musicale e l'Opera. Grazie Giovanni. Allora, buonasera, grazie di essere qui con noi, ma non avevo dubbi. Inizia questo nuovo ciclo, noi abbiamo fatto questo format con Alexander Pereira alla Scala, e 6 anni di successi trionfi, tra l'altro un grandissimo trionfo anche stato col maestro Domingo quando è venuto da Bergamo. Iniziamo con tutti voi i propositi, quindi questa nuova ciclo, questa esperienza a Firenze. Siamo in diretta televisiva col nostro sito www.loprolive.com e con Facebook, abbiamo quasi 1000 persone che si stanno collegando con noi per sentire e vedere il maestro Domingo. Per cui niente, saluto a tutti, buona serata, io ringrazio personalmente, sono come sentite un po' emozionato di vedere il maestro Domingo dopo un po' di tempo, e sono felicissimo di averla qui presto. Grazie. Giancarlo Landini, che appunto inizia la sua conversazione con il Plastico Domingo, con il sottotitolo baritono. Sì, buonasera. Devo dire che l'emozione è molto forte, la seconda volta che mi trovo così a stretto contatto con il maestro Domingo, che proprio raccogliendo quello che diceva prima in una intervista che ho fatto al maestro l'altro giorno, non è ancora stata pubblicata, però intervista fatta bene l'altro giorno, il maestro Pedro diceva Plastico Domingo è sostanzialmente il più grande cantante, il più grande artista che io ho avuto l'occasione di conoscere, col quale lavorare, senza togliere nulla ad altri che nominava, per la sua capacità di andare in fondo e al cuore di quello che interpreta, in un repertorio e in un'esperienza che tutti sappiamo. La testimonianza poi di Meta veniva all'interno di una conversazione molto lunga, durata più di un'ora, poi non
non sollecitata, non c'era una sollecitazione particolare, e quindi è stata una bellissima testimonianza nel mettere in risalto proprio la grandezza di questo artista, che è pienamente in carriera e con una carriera che ogni giorno ci stupisce sempre di più. Noi abbiamo pensato di dedicare questa serata, questa conversazione, questo incontro a Plácido Domingo Barreto, anche se avremo qualcosa di fare, anche se c'è, stavo dicendo, avremo un prologo tenorile, per un motivo molto semplice, perché Plácido Domingo qui a Firenze a fine degli anni 70 cantò tre recite di Turandot, quindi si sembrava molto molto bello ricordare questa sua interpretazione, e quindi inizieremo con un brano tratto dalla Nessun'Orma, sostanzialmente tratto dalla Turandot. Poi, se non sbaglio, maestro mi corregga, ha lavorato con questo orchestra e con maestro Mittante di Concerto di Caracalla negli anni 90, quindi queste sono gli incontri ravvicinati con il teatro di Firenze. Io chiedo però subito, faccio questa domanda in modo che il pubblico possa subito ascoltare il maestro. Ecco, lei ormai da numerosi anni è baritono, in effetti, sua carriera di baritono è una carriera che ormai ha una bella lunghezza. Ci sono stati i suoi colleghi che non hanno fatto carriera di baritono, non è una cosa estemporanea. Che cosa, come vede il baritono Domingo, come vede il tenore Domingo quando si guarda indietro, da cantante e da uomo, a distanza ormai possiamo dire tranquillamente di 14-15 anni di una carriera dedicata tutta ai ruoli baritoni? Bene, prima di tutto buonasera a tutti. Sono molto felice di trovarmi in questo incontro dove possiamo parlare di musica, dove possiamo parlare anche, sfortunatamente, i tempi che sono stato a Firenze, che non sono tanti, ma però dopo la recita di ieri veramente mi trovo felicissimo della reazione del pubblico dopo questa bellissima, bellissima recita con una compagnia straordinaria. Devo prima di tutto fare i complimenti e dire che il nostro intendente Alessandro Perega ha fatto una programmazione che veramente tutti voi che amate l'opera amate tantissimo questa programmazione. Allora vediamo, mi ha domandato della carriera di Valido. Veramente nel 2009 ho fatto la prima parte di Baritono, che era il secondo canale, spiego perché. Sempre facendo la carriera di tenore ho pensato che prima di finire la carriera volevo fare il secondo canale. Perché? Perché ho trovato un parallelo all'Otello, cioè la parte d'Otello come tenore e Bocca Negra come baritono, perché sono due parti che bisogna fare un personaggio con grande forza come vocale e anche sul palcoscenico. E allora era quasi così, io ho pensato, volevo farlo un po' più tardi, ma però il maestro Parepoi mi ha detto perché non lo facciamo
eravamo a Berlino e poi facciamo una coproduzione fra Berlino e la Scala. Allora ho detto, ma non era ancora il tempo, perché ancora cantavo da tenore, ma però ho detto, benissimo. E io pensavo, dopo queste recite di Boccanegra, allora era arrivato il tempo di finire la carriera. Però mi sono sentito veramente a piacere che fare questo personaggio fantastico, e sono stato accettato come un baritono, anche non pretendo essere un baritono drammatico, ma però ho cercato quelle opere che come personaggi andavano bene, e allora ho continuato con altre parti di baritono, sia un po' più tardi con Rigoletto, poi i due Foscari, Traviata, Nabucco, Giovanna d'Arco, Macbeth. C'era già stato però un esperimento prima come Figaro. Ah, come Figaro, sì. Come Figaro, 10 anni, nel 92, se non sbaglio, era già stato un esperimento in cui il maestro Armato gli aveva chiesto di fare Figaro. È vero. Come era nata questa? È vero, semplicemente Claudio, maestro Armato, ha chiesto, perché non fai il Figaro? Allora, la musica rossiniana molto, si avvicina molto alla tessitura del tenore, il Figaro molto, e allora l'ho fatto con grande piacere, è vero, era la prima volta. Avevo fatto parte di baritono molto prima, all'inizio della mia carriera, cantavo la Zarzuela spagnola, che i miei genitori hanno fatto tutta la sua vita, hanno portato in tanti posti del mondo la musica spagnola, la Zarzuela, e le parti del baritono, il baritono nella Zarzuela è un po' più acuto di tessitura che nell'opera. Allora ho cantato le parti di baritono con i miei genitori, e allora ho trovato come colorire, cioè come colorire per fare il contrasto di non sentirti tenore quando stai cantando una parte di baritono. Allora, dopo che ho fatto il Boccanegra, ho detto, ho tentato altre opere, eccomi che ci sono già 10-11 anni adesso che canto da baritono, e mi sento, ho allungato la carriera, e ho un grande piacere. Se vediamo un pezzetto magari del secondo Boccanegra, vediamo un filmato del secondo Boccanegra, così approfondiamo assieme. Vediamo. È vero che avevamo parlato di un Nessun Dorme, però poi siamo già entrati nel discorso del baritono, troveremo il sistema di risentire questo Nessun Dorme, almeno che il pubblico sia disponibile a un primo ascolto tenorile, e poi entriamo subito in penso che il pubblico, io ho scelto tra l'altro il disco del 68 della Turandot, naturalmente non c'è bisogno di fare le lodi della voce di Plastico di Mirko. Noi siamo anche conformisti, poi di solito i tenori finiscono sempre i concerti con Nessun Dorme, ma dicevo ogni tanto, quando sento oggi c'è, permettetemi, io Gabriele Luigi, che sono nato nell'altro secolo, e sono molto stupito sempre da quello che vedo su note, dove vedo lodi sperticatissime di chiunque canti. Allora ogni tanto metto qualche disco di qualche decennio fa, e certo quando uno ascolta la voce di Plastico di Mirko cantare questo velluto, bisogna che i recensori, i giovani recensori, si rifacciano un attimino le orecchie per cogliere che cos'è una voce splendida, ricordo cosa fu, quale effetto provocò l'ascolto della voce di Plastico di Mirko quando in quegli anni si affacciò alla ribalta. Ripassiamo assieme, questo è un piacevole ripasso. Nessun Dorme.
e vedo qualcuno che ha gli occhi lucidi, perché vedo un Signore di tipo privato. Sentire l'astio domingo così è sempre una grande emozione. Il barito va benissimo, l'amiamo, ma questo tenore è il migliore al mondo, non c'è nessun tenore che ha eguagliato l'astio domingo. Lo dico con molta serenità, io sono amico di tanti tenori e tanti cantanti, lo dico con molta serenità, quest'uomo è stato unico insieme a Luciano Pavarotti. Posso dire che una delle cose che sento di non cantare di tenore è che ho qui dei grandi amici che mi seguono tutti gli altri, che mi conoscono soltanto come marito, mi conoscono e hanno sentito soltanto nei giorni di vita. Avrei voluto che avessero sentito. Contro corrente, e mi dico una cosa, tra l'altro citando quello che avevo scritto, io recensendo il Bocca Negra del Medico, di cui vediamo un pezzettino poi, se noi non sapessimo che Plácido Domingo è stato un tenore, se non fosse mai esistito il Domingo tenore, e compare un baritono che comunque canta questo modo e fa in questo modo la parte di Simone Boccanegra, noi onestamente troveremo qualcosa da dire, cioè avremmo da fare come il Benimesser da battere col gesso, cioè come dire che in fondo il maggior nemico di Domingo Baritono è Domingo Tenore per certi versi, perché poi quanto al fatto che è una cosa di cui poi avremo anche ma nella voce del baritono non si sente spesso il dolore del tenore, ma intanto siamo andati ripetendo per decenni che il baritono non c'è spesso, era chiaro, perché forse Battistini non era tenorile, anzi a sentirlo, se uno non sa che Battistini vuol dire sta cantando un tenore, quindi anche questa cosa mi sembra abbastanza spontanea. Ecco, prima di vedere il video mi chiedo una cosa velocemente: che cosa attira di Simone Boccanegra? Che cosa l'ha attirato di questo personaggio? Ma prima di tutto, sempre pensando alla vita di Verdi come compositore, purtroppo questa opera che abbiamo fatto ieri sera, Nabucco, è stato l'inizio verdiano, veramente. Veniva ad una tragedia tremenda, lui ha perso la moglie e i due figli, e col Nabucco ha iniziato una nuova vita e ci ha portato dei capolavori incredibili. Sempre vedo che le opere dove il baritono è padre, sia Boccanegra, sia Giovanna d'Arco, sia dei due Foscari, padre, sia Rigoletto, Aida, tutte queste, la musica di questi grandissimi duetti, penso che sia quella più sentita del compositore. Verdi, il compositore, veramente ha sentito dentro della tragedia che ha vissuto, ha trovato la ispirazione per scrivere quelle pagine di padre e figlia soprattutto. Allora, ho visto questo personaggio che prima di tutto abbiamo la possibilità di fare il prologo dove il personaggio è più giovane, 25 anni prima, e poi diventare dolce e trovare alla fine. Allora c'erano tutte le possibilità, e veramente questo personaggio che cresce, che si fida prima. Si prega di spegnere il cellulare, abbiamo
straordinario come uomo, come padre, ma anche come Toce. Allora la tiravo in questa parte per farla la prima e poi sono diventato anche tanti personaggi da piani e sempre pensando al padre e ai figli. Sentiamo allora questo brano dalla Boca Negra, vale a dire i primi battuti di popoli e il momento, diciamo, di maggiore tensione nella interpretazione di Plastico Domingo. Oh,
sono tardi, ma io dovuto lottare che non mi chiudono il teatro, e solamente 200 persone in sala. Spero che sono riuscito. Discoteca o le bar o lo stadio, e non noi facciamo delle recite dal 7 di giugno senza nessun caso di coronavirus nell'ensemble, mille pubblico, e io credo che abbiamo cercato di convincere, e anche fortunatamente tutti gli altri teatri italiani sono seguiti. Bene. Io spero che dopo domani avremo almeno un risultato che non cambia niente per il momento. Siamo contentissimi e speriamo che questo succeda. Caro Alexander, fai tutto questo per il teatro, ne abbiamo già parlato quando arriva la Scala, lui è un appassionato del teatro, dell'opera, è un manager, ma non è il solito manager che si distacca un po' da quello che è l'ambiente musicale. Lui fa parte del discorso proprio artistico, delle voci dei cantanti. Io sono felice, caro Alexander, di essere qui questa sera e vedere la platea piena, perché noi avevamo ideato insieme questo format Grandi Voci alla Scala, che ha avuto un successo incredibile e che sta continuando. Io spero che abbiamo la stessa fortuna, che a Maggio Musicale Fiorentino avremo molti anni di queste serate. Grazie, Mario. Quando ho cominciato qui, una delle prime cose che ho detto, perché non facciamo queste serate che Placido apre questa tradizione. Dopo il trionfo di ieri sera a Nabucco, devo dire che è una cosa... È molto bello, e guardi, non è difficile, io ho cercato di divenire cantante nella mia vita, sono diventato venditore dell'Olivetti e venditore di biglietti di opera, ma soprattutto è rimasto melomane, perché a me piace l'opera, e questo è un dato positivo. Io adoro Placido, come tutti noi. Io volevo però aprire una piccola parentesi, e penso che il maestro Domingo sia d'accordo con me. In questo video che voi avete visto, Simon Boccanegra, c'era il tenore Marcello Giordani, che ci ha lasciato presto, purtroppo, per un infarto l'anno scorso. Vorrei dargli un grosso applauso. Nonostante l'età, come quella di tutti, avanza, non scende.
citavo l'altro giorno, grandissimo baritono che progressivamente è finito, come è sempre capitato, in piccoli teatri, mentre lei è un caso sotto questo profilo più unico che raro. Non solo rimangono i grandi teatri, ma rimangono i grandi teatri all'interno di grandi successi, quello che da poco lo conferma. Ecco, come è imparato a fare il baritono? Prima di tutto dovrei dire che oggi ci sono molti più teatri e che non mi puoi chiamare di provincia, perché poi provincia non è giusto. Cosa c'è provincia? L'Italia ha delle città incredibili, pochi a 60 km, 100, 150, e ci sono veramente, veramente città incredibili e anche tutti quei teatri, no? Allora diciamo che oggi anche ci sono molte più possibilità per cantanti che cominciano a calare nella carriera, già, e possono andare a altri teatri che non sono quello che si chiama di provincia. Ci sono i teatri che c'è in tutta Europa ci sono veramente le possibilità. Parlando mi sono ispirato all'inizio, ho sentito la voce di Vitaluffo nei dischi, e anche Stracciani veramente mi piaceva molto, molto, molto. Poi ho avuto una grande fortuna quando ho fatto il mio debutto all'Opera a cantare in Borsa per Rigoletto. Rigoletto era Cornel Mandion, questo cantante americano con una voce verdiana straordinaria. E poi ho avuto la fortuna di cantare tanto con lui, con Robert Merrill, dopo con Cappuccini e con Renato Rosson. Sono queste voci che ho ammirato, che ho cantato accanto a loro, e prima questi mostri sacri come il Vitaluffo e Stracciani. Questa è la strada. Ecco, le faccio un'altra domanda, poi ascoltiamo un altro video, ovviamente sempre più piano. Lei oltre a essere un baritono, un tenore, un grande musicista e un direttore d'orchestra, un conoscitore profondo della materia. Quanto la sua competenza musicale qualche volta può diventare occasione di giudizio, cioè di sentirsi non diretto come vorrebbe, o se non ha mai la tentazione di correggere chi la sta dirigendo, perché in quel momento potrebbe suggerire qualcosa di più, qualcosa di meglio, oppure dire guarda, questo passo potrebbe essere fatto in questa maniera, visto che lei, appunto, oltre che cantare, può tranquillamente salire sul podio e dirige un'opera, ma non solo, potrebbe fare la gioia di un sovrintendente a chi gli può affidare un'intera stagione di grandi titoli e li può dirigere. Quindi, sotto questo profilo, fa dormire sogni tranquilli a un sovrintendente che dice: beh, visto che abbiamo Domenico a Firenze, oggi non canta perché non è impegnato nella recita, ma abbiamo un'altra recita e ci manca il direttore, possiamo telefonare, chiedere se la persona si presta a questa cosa. Ecco, quanto questa competenza può a volte diventare di traccio? Beh, dobbiamo dire una cosa prima, che prima di tutto c'è un gusto. Ci sono critici, c'è anche il pubblico, anche un grandissimo direttore non può fare la stessa recita in due giorni, cioè è sempre c'è qualche differenza. La musica non è una cosa che sia automatica, è tutto si fa, viene del cuore, viene come hai dormito, cosa hai mangiato, come ti senti vestito, tutto, sempre diverso. E se una volta ti dicono qualcosa, anche può darsi che hanno ragione,
devi accettarlo, devi accettarlo, non devi mai dire ma perché l'hanno scritto questo, forse c'era il vero, ma è così. Ci sono anche il pubblico, sentirà anche il pubblico, anche quelli che mi seguono, che vengono a tutte le mie recite, possono anche giudicare di ma Blasio sei stato meglio ieri, oggi andava bene, ma 3 giorni fa era meglio. Allora la critica dobbiamo accettarla e poi dobbiamo anche capire che non possiamo fare lo stesso ogni giorno e nessuno lo fa. Allora inoltriamoci nel nostro discorso del piano, lei è stato interprete anche dell'altro doge per piano del doge del Oscar. Che cosa li distingue due personaggi, Simone e invece Francesco Oscar, e quale dei due in fondo ama di più? Ma prima di tutto devo dire che mi piace molto cantare Francesco Oscar perché è un personaggio che è più vecchio di me, perché lui aveva 89 anni, allora è l'unico personaggio che canto che ha più anni. Ma dal punto di vista della località del piano, del canto, della scrittura, in che cosa i due personaggi si distinguono? Beh, si distinguono prima di tutto è una delle poche opere dove è il padre di un figlio, sia di Federica che di tutte le altre opere c'è la figlia. Vediamo anche questa situazione politica, c'è una vendetta già perché veramente c'è questo, si chiama Loredano, c'era un problema già precedente con padre di Loredano, tutto. C'è un problema e c'è questo Consiglio dei 10, anche dove erano, veramente si vede anche come la politica in Genova, la vediamo anche. Allora è così che questi due personaggi sono, devo dire veramente che amo molto di più Boccanera che Francesco, perché Francesco primo atto è un bellissimo duetto con la Ruora e poi l'ultimo atto dove viene il proprio personaggio con 2 anni straordinari. Ma il Boccanera è un personaggio che si sviluppa tantissimo. Invece la storia dei due Foscari capita in pochissimo tempo. Ma sviluppare un personaggio è molto più interessante. Ecco, noi ascoltiamo però un frammento dei due Foscari, l'aria del 4, come c'è molte parti, dove ancora. Potete sentirlo a breve anche in questo teatro. Oh,
pensiamo a che cosa accade in teatro. Infatti ieri sera sono rimasto, devo dire, molto quasi turbato dall'entrata in scena di Pastor Domingo e come Nabucco. Innanzitutto la presenza scena, immediatamente, anche il tono. Ma quando ha attaccato 3 minuti anni, ecco, sono saltato sulla sedia. Incredibile. E so, in questi giorni ho parlato molto spesso con i ragazzi dell'Accademia, dei giovani dell'Accademia, sono rimasti sconvolti, innanzitutto dal carisma di Pastor Domingo, ma dal suo professionismo. È venuto a tutte le prove, ha partecipato veramente come uno della compagnia. Pastor Domingo, diciamo la verità, potrebbe permettersi ormai tutto nel teatro, anche di arrivare alla prova generale, ma fa parte di un'altra generazione, una generazione dove il professionismo era anche dei grandi cantanti, soprattutto dei grandi cantanti, ed è stato in questi giorni un grande esempio di professionalità. E questo è l'insegnamento che mi dà ai giovani, al di là della sua arte, al di là di questa capacità straordinaria di colorire attraverso la voce, ma veramente il professionismo di Pastor Domingo è inattaccabile, e gli sono molto grato di essere stato nel teatro, grazie a Alessandro Pereira, di portarci da avete ricamarlo, perché veramente è un esempio luminoso di questo stare nel teatro in questa maniera. Potrebbe non farlo tranquillamente, ma continua a farlo perché è la sua formazione. Io grazie. Parto così il mio interesse, che intanto per esempio non è assolutamente vero che sia facile fare un bel disco, solamente un grande artista fa un grande disco, questo è il dubbio, ma poi è davvero difficile reggere la macchina alla presa e il video in questa maniera, dando vita ad una interpretazione completa. Quello che a me colpisce, che sarebbe tutto un discorso che ci porterebbe lontano, è la fisionomica dei personaggi, la costruzione del personaggio, dal tronco, dall'atto, da come lo si porta. Giovanni Vitali ha usato un termine fondamentale, carisma. Ecco, da questi video, dagli ascolti che stiamo facendo, carisma, senza il quale il teatro non succede nulla di importante. E il carisma, io lo dico così molto spontaneamente, che lo dico anche stando seduto a questo tavolo. E uno dei motivi per cui io ho continuato, come dico, a fare la mia attività di critico, non è stata quella di dare pagelle. Si pensa che i critici devono dare pagelle, no? E penso che questa sia una cosa che faccia sorridere dei musicisti come Domingo, prendere dei voti a persone che spesso non sanno neanche trovare le note sulla tastiera del pianoforte. La cosa importante di un'attività come la mia è quella di poter stare vicino per qualche minuto o più in maniera più ravvicinata ad artisti di questo genere che ti raccontano la musica, e tu in qualche modo puoi raccontare ad altri quello che loro ti passano. Ecco, questo credo che sia importante. Poi lascio la parola a Sabino, che voleva piacersi la parola, ma forse sono italiani a parlare. Lasciate la parola. Grazie. No, infatti, mi collego ai giovani. Maestro è un punto di riferimento per tanti giovani cantanti. La stessa diretta che stiamo facendo, ci sono molti ragazzi che lo stanno ascoltando. Il suo concorso per aria è un successo mondiale. Cosa dice a questi ragazzi? Cioè, speranzosi di fare una carriera, di vedere un punto, la luce, di fare una carriera tipo Plastica Domingo, cioè lei è molto sensibile a questi giovani. Sicuramente ci sono degli elementi oggi, penso che ci siano più belle voci in giro che non potete immaginare. Veramente tutte le città, tutti i teatri, sempre che arrivi, logicamente puoi sentire loro. Adesso siamo qua, prima di venire qui, abbiamo sentito delle belle voci dell'Accademia. L'importanza di oggi è quello, si devono rendere conto che sono molto fortunati, perché i nostri tempi non esistevano. I nostri tempi
fedeli, avere il tuo maestro di voce e ecco tutto. Studiare, dovevi andare sempre a trovare un pianista per passare tutto. È un mondo completamente diverso. Ma oggi dovete veramente ringraziare che questi tempi di oggi vi danno la possibilità di tutto. Bisogna approfittare ogni giorno, ogni ora e ogni minuto. Perché? Perché questo non esisteva prima e oggi siete molto fortunati. Ma devo dire che si trova una serietà e una veramente tutti quelli che vi guidano la pensano bene, sono musicisti che per tanti anni sono stati nel teatro, che anche sono siano pianisti, siano registi, siano per farvi imparare le lingue, anche coreografia e tutto qui, che è molto nuovo, è un mondo che fortunatamente lo avete e dovete essere molto molto felici. È veramente molto più facile la strada per fare la carriera, perché incominciate qui e sentono i direttori d'orchestra che vengono, noi cantanti, tutti, e avete la possibilità di essere ogni giorno con quelli che fanno il mondo dell'opera e siete lì e cantate. Adesso nel Nabucco abbiamo dei cantanti già che sono qui all'Accademia e la possibilità, questa possibilità. Allora, non voglio dire più, siete fortunati e dovete approfittare questi tempi. Quindi sono tempi buoni rispetto a quelli in cui lei ha cominciato a cantare. Per i giovani ci sono più possibilità di imparare. Prima era un altro mondo, era un altro mondo. Era difficilissimo e anche non avevano le possibilità economiche. Oggi vengono qui. Hanno tutto, veramente è una nuova vita, allora approfittate. Ritorno a lei, Barintono, nelle sue interpretazioni naturalmente ci sono stati anche personaggi non verdiani, ma lei ritorna sempre essenzialmente a Verdi. Allora, intanto perché, e poi che cos'è Barintono verdiano? Cosa vuol dire? Lei ritorna sempre a Verdi, intanto. Ma guardate, ci sono tanti compositori nel mondo e l'Italia ha compositori più straordinari che si possa dire, ma dobbiamo dirlo, e voi siete con me, penso, no? Che se dobbiamo dire così subito, due personaggi, Verdi e Puccini, tanti qui lo penseranno così, e poi ci sono tantissimi. Ma Verdi, poi esiste il primissimo Verdi, il secondo Verdi, il terzo Verdi, il quarto, quinto, tante opere che ha iniziato, che ha scritto prima degli anni 40, già prima dell'Ottocento 40, e fino il Falsta. Fino a Aida, Otello e Falsta. Ma dobbiamo sempre, diciamo, qual è il periodo migliore di Verdi? È impossibile dirlo. Iniziamo già una volta che ha avuto il primo successo con Nabucco. Dopo Nabucco viene il Lombardi, dopo viene Bernani, dopo Bernani lo stesso anno il Foscari. E poi si sviluppa questa musica quando arrivano poi le tre opere, la trilogia del Trovatore, Traviata, Rigoletto, e poi ancora quello che ci infronte, quando arriviamo a Ballo Maschera, poi andiamo più tardi a toccarlo,
monumenti, dice la Ida, l'eterno è falsa. Non c'è un momento dove la vita di Verdi ha detto, ti piacerà, ci sono certe opere che non si fanno tanto, si farà la Sina, per esempio, certi momenti che forse anche non sono stato trovati dalle volte, perché il Bertoldi si è veramente scoperto forse 20 anni che hanno fatto le mie produzioni, ed è una grande opera, e poi bisogna pensare che Verdi ha scritto lo stesso anno prima del Ragno e dopo il Bertoldi. Se io la penso, direi che forse Bernani era dopo forse, ma non è così. È così. Perché risulta più moderno. Sì, risulta, ma è così. Allora in tutto il periodo il compositore adoro tutti i francesi, tutti i veristi, i compositori tedeschi, russi, tutti scandinavi, tutti, ma Verdi e Verdi. Mariscola della Traviata, la sua interpretazione realizzata.
anche perché sempre, anche se è una cosa passata già, ma se stai pensando tutto e dici forse non è andata bene. Vediamo maestro, un personaggio molto complesso, straordinario, Macbeth. Io ero presente a Valencia, una sua recita memorabile, il pubblico impazzito non perdeva le applaudire. Ecco, volevo che ci raccontasse cosa vede il personaggio di Macbeth. Ma il Macbeth è veramente un personaggio terribile. Tremendo, non avrei pensato mai all'epoca che andavo in tenore che potrebbe fare un personaggio, ma dopo è un pezzo talmente straordinario, un altro sia una delle opere più difficili da fare. Questo personaggio così cattivo che è molto usato dalla legge, si dice sempre, ma se anche lui questo mondo, non possiamo dare la colpa, non penso sia un uomo debole, veramente che la difficoltà del personaggio, prima di tutto perché non ero abituato a fare veramente villani, diciamo, un personaggio così, ma abbiamo studiato molto Marta Memori e noi abbiamo visto tante produzioni di grandi attori, soprattutto facendo il personaggio tutto, e abbiamo trovato, perché anche diciamo così, che in questa pazzia dove lui diventa matto, veramente diventa matto quando pensa di vedere la mano come nel secondo atto, non tutto l'arco, quello secondo atto è un capolavoro, fare il secondo atto adesso, infatti quando abbiamo fatto Alessandro, quando abbiamo fatto la scala delle 50 anni del mio debutto alla Scala, abbiamo fatto tutto il secondo atto col coro e in forma di concerto, ma è un personaggio che non lo puoi fare in forma di concerto se non fai il tutto quello che capita. Allora abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto le scale sul palcoscenico, e ho trovato noi per sedermi, per alzarmi quasi non cadere a terra, abbiamo trovato nel momento, quel secondo atto penso che sia il capolavoro verdiano per il marito, penso che è molto più possente, molto più personaggio è terribile, molto più che Iago. Pensa di farlo? Iago sì, no, Iago. No, Macbeth, dico. Macbeth, non lo so se lo farò più, vediamo. In quel momento soltanto le recite che ho, sarebbero le mie ultime recite a Covent Garden, perché dovrebbe essere a finale del 21 o del 22, penso del 22. Che ho accettato le recite, ma veramente ho fatto delle belle produzioni forti e sono così felice di aver fatto questo personaggio terribile. Ecco, lei dice sempre fare il personaggio più che cantare il personaggio. Cosa vuol dire per lei questa espressione fare il personaggio? Perché non posso pensare uscire al palcoscenico senza essere il personaggio. Il personaggio è tutto quello lì. Poi quando diciamo no, perché questa opera bisogna cantarla e anche no, tutte le opere, tutti i personaggi, bisogna che il pubblico pensi.
esatto, è quello che adesso non è domingo, adesso è Magdalena, adesso è Nabucco, adesso è Corretto, la parte che si la devi sentire, e questo è per questo ho una straordinaria regista, mia moglie, che siamo tanti anni. Siamo 58 anni dove mi ha fatto imparare tantissimo. Se abbiamo ancora tempo per un ascolto, se possiamo rubare ancora un momento per un ascolto, io così da un lato vorrei farlo ascoltare The Macbeth, dall'altra parte nella preghiera anche di Nabucco, Dio di Giuda, però siccome il pubblico avrà la possibilità di vedere Nabucco, ascoltiamolo nel Macbeth, questo personaggio di cui lei parla con così tanto attore. Ma prima una cosa, sono due personaggi di Vanitono che non farò mai, e sono lo Iago, perché non posso dirlo bene, no? neanche Sabbia, perché cavallo si è troppo. Sono le due opere che ho fatto più e più nella mia carriera, sono esattamente il numero uguale, 225 recite di Otello e 225 recite di Cavallo. Thank you.
mai fatto e cerca sempre. Ecco, però le faccio questa domanda: dopo 12 anni, 13, che Domingo è marito, non lei è contento del marito Domingo? Veramente sì. Anche un baritono con il quale ho cantato tanto di tenore, che veramente mi piaceva moltissimo la sua voce. Era nato sotto, era nato sotto, perché è un trovatore straordinario. E poi è un musicista talmente generoso e talmente straordinario. So che avrete la possibilità, perché lui è stato in questo teatro, lui in questo teatro si è quasi costruito giorno a giorno quando lo faccio. Ricordiamo, perché stiamo parlando di Meta, ricordiamo allora ad Alessandra Pereira, che non c'era la scorsa settimana, io ho intervistato Meta e senza parlarlo a un certo punto Meta mi ha detto: il più grande cantante che io ho incontrato è Brasco. Thank you.
Grazie.